Eccoci qua, buonasera a tutti e iniziamo questo incontro. Allora mi presento, sono Rosangela Mapelli e faccio parte dell'associazione Officine Scuola che con la casa editrice Terra di Mezzo è ormai tre anni che organizza questo evento. Quest'anno a causa della pandemia purtroppo come vedete si svolge in modalità online. Questo però vuol dire che è comunque molto molto ricco di spunti e di interessantissimi interventi. Prima di presentare il nostro relatore, che già vedete, eh, vi do alcune indicazioni. Allora, prima cosa: i vostri microfoni sono eh, praticamente silenziati, e quindi voi potete ascoltare e vedere. C'è però la possibilità di porre domande al relatore. Nella barra sotto trovate in DR o chi ce l'ha in inglese in QA e li potete scrivere le, le vostre domande, che poi io porrò al relatore e lui vi risponderà. Altra cosa che magari vi può far piacere è quella che potete condividere delle immagini, le vostre relazioni sui social, individuandole con l'hashtag scuola di Tutti. Veniamo all'incontro di oggi e vi presento la collega che è Maria Rita Manzoni, che è docente di lettere presso il liceo scientifico Atosi di Bustarsizio, ma attualmente è in esonero perché fa parte dell'equipe territoriale formativa della Lombardia. Il suo incontro è la Class Lesson, che è un modello di didattica digitale tra realtà virtuale e gamification. Quindi ci parlerà di come eh, utilizzare la realtà virtuale e la gamification. Quindi buon ascolto a tutti. Rita, a te la parola. Grazie, grazie. Buona, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Sono molto contenta. Ringrazio Rosangela e tutta l'organizzazione per avermi invitato. E partiamo immediatamente direi con il discorso sulla realtà virtuale. Io vorrei partire eh, con una provocazione. Eh, partirei da un eh, sicuramente film che tutti avete visto che eh, è eh, eh, Matrix. Eh, e eh, da una mh, definizione, diciamo così, eh, che parte dalle parole di eh, Morfeo, uno dei protagonisti rivolti a Nio, il protagonista principale, sulla realtà. Eh, vado in presentazione che così è più eh, evidente. Ok, eh. E cos'è la realtà? Chiede, chiede Nio eh, e Morpheus risponde che cosa vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo adorare, toccare, vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Questo è il mondo come era la fine del XX secolo, cioè quello che vediamo noi oggi. Dice Ora quello che esiste è solo parte di una neurosimulazione interattiva che noi chiamiamo eh, Matrix. Fermiamoci un attimo su due concetti. Eh, il reale, come semplici segnali elettrici interpretati dal cervello, e un mondo intero, che è in realtà un programma, un Matrix, appunto, cioè un inganno, una illusione ottica. Ordita nel film da una eh, potente intelligenza artificiale per controllare sostanzialmente l'umanità. Allora, perché sono partita da questo? Perché eh, di fatto il pensiero di Morpheus si basa su un presupposto che eh, molti condividono, cioè quello che eh, reale e virtuale siano due concetti contrapposti e eh, al reale viene attribuito di fatto una qualità di buono, vero, naturale, mentre tutto ciò che è virtuale viene sentito come pericoloso, come ingannevole, come artificiale, come sostanzialmente alienante. Allora, se noi andiamo eh, alle eh, radici del termine eh, virtuale, che è eh, la prima parte della, del, della parola virtual reality, eh, ci possiamo chiedere se è veramente un ossimoro, se è veramente una contraddizione realtà e virtualità. Dobbiamo andare, come vi dicevo, alle radici etimologiche, eh, per cui virtuale deriva da vir, dal termine virtus latino, no? eh, inteso mh, come capacità del vir, dell'uomo, che per il romano era sostanzialmente eh, la capacità bellica, il valore militare e il coraggio, eh, la bravura quindi. Questo, ehm, questo significato originario ehm, si evolve poi nel tempo, nel latino medievale, nella filosofia medievale, eh, e passa a indicare la qualità interiore non necessariamente espressa. Per cui il virtuale diventa qualcosa che esiste, per usare i termini aristotelici, in potenza, ma non ancora in atto ma non è necessariamente contrapposto a ciò che è già in atto. Quindi, in realtà, perdonate il gioco di parole, la realtà e la virtualità non sono in contrapposizione, la virtualità è semplicemente una proiezione più lontana, diciamo così, di quello che può accadere della realtà. Eh, perché utilizzare la virtual reality in classe e accanto alla virtual reality, poi la vediamo la differenza, l'augmented reality e la mixed reality? Eh, L'ho eh, indicato con una eh, vignetta, con una provocazione: noi siamo partiti come australopitechi in una posizione, diciamo così, a quattro zampe, chiamiamola in questi termini, poi siamo diventati eretti. Homo habilis e poi Homo erectus. Per poi ripiegarci ancora in una dimensione eh, raggomitolata, ci verrebbe da dire come lo sono io eh, in questo periodo, davanti, dieci ore davanti al computer, eh, davanti al computer o davanti al tablet. La realtà virtuale ci riporta a un'interazione eretta, diciamo così, con la realtà, ci riporta a un'interazione diretta con la realtà. Come vi ho detto prima, sembrerebbe una contraddizione, ma così non è. Quali sono le motivazioni didattiche per cui noi dobbiamo utilizzare o possiamo utilizzare la realtà virtuale in classe? Ma innanzitutto perché non possiamo ignorare che i nostri alunni passano almeno 3-4 ore della loro giornata con la PlayStation, per intenderci, quindi i linguaggi che loro utilizzano nella loro vita quotidiana, nella loro, eh, real, nel loro momento libero, diciamo così, dal, dalle attività didattiche, vanno in un'altra direzione rispetto ai linguaggi eh, che noi utilizziamo a scuola. Questo che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo correre dietro a quello che loro fanno nella vita poi eh, pomeridiana. La risposta è sì e no. Vale a dire, la scuola non può ignorare questi linguaggi, vi dicevo, però non è che li deve riprodurre tu court. La, la scuola deve diventare un luogo dove questi linguaggi vengono studiati, analizzati, ripensati. Questa definizione di luogo di ripensamento critico dell'esperienza, dell diciamo così, ho aggiunto io, virtuale e ludica, non è una definizione mia, è una definizione di un pedagogista eh, che io rimpiango molto, che ci ha lasciato troppo presto, che era Riccardo Massa. Eh, di Milano insomma del, dell'Università di Milano eh, ecco lui quando io mi sono eh, ho iniziato a insegnare mi sono laureata e poi ho iniziato a insegnare eh, ai suoi corsi diceva sempre questa frase no? la scuola deve diventare luogo di ripensamento quindi non è che dobbiamo correre dietro all'ultimo modello di Playstation ma dobbiamo comunque far importare all'interno delle nostre attività didattiche, quei linguaggi per ripensare quei linguaggi, per vedere che cosa possono offrire alla scuola, quali potenzialità e nel contempo per sensibilizzare laddove ce ne fossero i nostri studenti sui pericoli che eh, certi strumenti possono eh, portare con sé. E poi come seconda motivazione didattica, sicuramente che eh, la realtà virtuale, così come la realtà aumentata e la gamification, sono esperienze fortemente motivanti e non solo fortemente motivanti, ma permettono agli studenti di diventare protagonisti attivi del loro apprendimento. E qui apro immediatamente una parentesi. Qual è la realtà virtuale e la realtà aumentata a cui io sto facendo riferimento? Non certamente quella fruita in maniera solipsistica con la PlayStation, per intenderci, ma quella costruita. E quindi gli ambienti virtuali costruiti piuttosto che i tour virtuali costruiti, piuttosto che altre esperienze che possono essere fatte in una dimensione. Non solipsistica, ma in una dimensione di cooperative learning, per intenderci in una dimensione eh, di apprendimento insieme, ecco di costruzione eh, collettiva dell'apprendimento. Ci sono poi eh, dietro l'utilizzo della realtà virtuale e aumentata della gamification in classe, ovviamente, delle motivazioni anche di carattere pedagogico. Il mio riferimento qui a Howard Gardner, eh, alla teoria delle intelligenze multiple, eh, l'utilizzo della realtà virtuale, della gamification, ci permettono di andare a incontrare, diciamo così, a potenziare forme di intelligenza diverse, stili cognitivi diversi. Sicuramente eh, lo capite anche voi, così eh, a, a, di primo acchito direi, l'intelligenza viso-spaziale. In una foto 360 o in un video 360, laddove è fruito con il visore, quindi nella sua dimensione più immersiva, si è dentro quella realtà, eh, ci si disloca fuori dalla nostra realtà per collocarci dentro una realtà altra. L'intelligenza cinestetica in cui la realtà io posso muovermi, posso manipolare se arrivo all'utilizzo all eh, diciamo dei guanti insieme al visore via dicendo cioè in una virtual reality spinta io addirittura posso interagire con eh, l'ambiente virtuale che mi circonda. Però quello che ci interessa di più forse sono gli ultimi due eh, tipi di intelligenza. Eh, L'intelligenza. Intrapersonale e l'intelligenza interpersonale di cui parla Gardner. L'intelligenza intrapersonale perché? Perché negli, eh, nei videogiochi, per esempio, io ho sempre un personaggio protagonista, un avatar in cui io mi identifico. Eh, quando gioco, io sono nei panni di del resto, questo processo di eh, identificazione, diciamo così, eh, è precedente alla realtà virtuale, lo abbiamo già nell'ambito del cinematografo, per esempio, nell'ambito del, del cinema, perché? Perché nel personaggio dello schermo io eh, mi identifico o proietto il mio vissuto. Quindi, in realtà è qualcosa che la realtà virtuale non, non si è inventata, eh, lo mutua da eh, esperienze precedenti. Quindi, Pensate da un punto di vista didattico quanto è importante questa identificazione in un avatar. Vi suggerisco, poi l'ho lasciato in bibliografia se qualcuno è interessato ad approfondire il discorso. Eh, un testo di JPG, eh, che, trovo che ha una prefazione di Pier Cesare Rivoltella, che trovo estremamente significativo, che è intitolato Come un videogioco, in cui fa proprio questo ragionamento, dice. Dal punto di vista didattico, il successo che io ho come eh, personaggio di un videogioco, quindi di un'esperienza didattica costruita come un videogioco, eh, va a incidere fortemente sulla mia autostima. Quindi immaginate un eh, alunno, uno studente che magari ha qualche difficoltà o che si trova in situazione di apprendimento un po' difficoltosa, ma riesce in quel videogioco, meglio di altri che invece eh, magari scolasticamente sono più brillanti, diciamo così, a superare determinati livelli, a portare a termine determinate missioni, determinate prove. Ecco, questo. Ha una ricaduta potentissima sull'autostima del nostro studente quando poi si troverà in una situazione reale, diciamo così. E poi l'intelligenza interpersonale. Normalmente, quando si costruisce eh, un'attività eh, di apprendimento gamificata, oppure quando eh, facciamo costruire ai nostri studenti dei giochi, oppure anche semplicemente eh, costruire delle esperienze di realtà virtuale. Eh, noi li facciamo agire in una dimensione, come dicevo prima, collettiva, in cui loro si confrontano con gli altri e quindi interagiscono. Allora ecco che non diventa più l'esperienza solipsistica, quella del videogioco oppure della realtà virtuale, ma diventa un'esperienza eh, collettiva. Eh, ci sono poi anche delle motivazioni dal mio punto di vista sociali, eh, l'ho voluto rappresentare con queste due immagini, ovvero l'idea che la virtual reality possa rappresentare un fattore di uguaglianza eh, o di livellamento, diciamo così, delle differenze, o meglio ancora, eh, possa mettere tutti allo stesso punto di partenza. Vi faccio un esempio concreto così ci capiamo quello che voglio dire. Voi pensate, ehm, adesso non più nessuno perché siamo in situazione di lockdown, ma eh, in una classe ci sono studenti che hanno genitori che hanno un certo mh, tenore di vita, un certo reddito e possono magari andare a farsi un viaggio alle Maldive, ok? E ci possono andare fisicamente. Altri studenti che si trovano in una condizione non così... Diciamo eh, facile o così bella, eh, e alle Maldive le possono solamente guardare in televisione. Allora, poter permettere loro di utilizzare dei materiali di realtà virtuale che li metta nella condizione di fare un viaggio alle Maldive, eh, beh, li mette tutti sullo stesso piano. Pensate adesso, in una situazione di lockdown, possiamo anche viaggiare virtualmente, non, so non solo fisicamente. Voi mi direte: non è la stessa cosa? Eh, sì, e no, perché eh, studi psicologici hanno dimostrato che il nostro cervello, una volta che noi abbiamo in testa un visore, non percepisce così fortemente la eh, differenza tra il reale e il virtuale, ciò che è virtuale. Tanto è vero che noi perdiamo l'orientamento. Vi racconto un piccolo aneddoto eh, su questo. Io la prima volta che ho messo un visore, io ho alle spalle una, eh, quando ero ragazza, parecchie immersioni subacquee, mi piaceva fare eh, subacquea. Eh, quando la prima volta che ho messo un visore ho guardato, come vi dicevo, un filmato delle Maldive, una video 360 delle N Maldive, mio marito mi ha raccontato che ero sul divano, la prima cosa che ho fatto è incominciato a pinneggiare con i piedi. Ehm... A me sembrava incredibile aver fatto una cosa del genere, non mi sono neanche accorta di averlo fatto, ma ero talmente dentro questa realtà che il mio corpo ha reagito come quando effettivamente io ero sott'acqua. Quindi questo per dire che non è proprio così vero. Eh, mi fermerei un secondo se avete delle domande. Se Rosangela, vedi già delle domande o delle richieste? Mi fermerei prima no, di. No, possiamo, possiamo continuare per il momento che di domande non ne sono ancora comparse. Ok. Ci sono stati tanti saluti e adesso andiamo avanti e vediamo. Ok, perfetto. Fare. Allora, passiamo a vedere invece che cosa la gamification può dare alla scuola. Allora, eh, i latini chiamavano, eh, perdonatemi se ogni tanto faccio queste divagazioni sull'etimologia latina delle, delle parole, ma non mi posso dimenticare di essere, io dico sempre, un insegnante di italiano latino prestata al digitale, anzi arrivata al digitale per punizione, per, eh, per tutta una serie di vicissitudini che non vi sto a, a, a raccontare adesso. Ma eh, che poi ha scoperto che il digitale è uno strumento di potenziamento della sua didattica eccezionale, insomma. Quindi, eh, vi dicevo, i latini usavano lo stesso termine per indicare il gioco e la scuola, cioè l'udus, da cui oggi noi diciamo l'udicizzazione delle attività. E, e se noi andiamo a, a pensare, a riflettere, eh, in realtà. La scuola e il gioco hanno in comune molto di più di quanto apparentemente potrebbe sembrare. Innanzitutto, la sfida. Eh, non esiste gioco se non esiste una sfida, un obiettivo da raggiungere attraverso degli sforzi. Voi pensate alla storia dell'apprendimento: dell si parte dalla, dalla classe prima e poi si va in seconda, ogni classe ha il suo obiettivo, ogni disciplina ha i suoi obiettivi da raggiungere, e via dicendo. Quindi, quella dell'apprendimento per i nostri studenti è sostanzialmente una sfida a imparare cose nuove, a sviluppare competenze nuove. Poi attenzione, abbiamo la progressione e a scuola ci sono gli anni scolastici, non vado in seconda se non ho sviluppato tutte le competenze della prima, ma nel videogioco ci sono i livelli e il primo livello è più facile di un secondo livello e un terzo livello sarà più difficile del secondo e così via. E poi attenzione. Uh, il, il gioco in generale, non necessariamente il videogioco, tutti i giochi sono un'attività che presuppone un'interazione. Non esiste un gioco che non abbia un'interazione. Uh, anche quando io gioco a carte con il computer, cioè con me stessa sostanzialmente, una interazione io ce l'ho perché a ogni mia azione corrisponde una reazione, un feedback di qualche natura. Ecco, allora voi pensate a scuola se non è vero questo. Eh, ogni azione del nostro studente ha una reazione che può essere rappresentata da un voto positivo o da un voto negativo. E quindi eh, anche a scuola ci sono i feedback, ci sono le azioni, l'interazione con il feedback e le azioni e le eh, reazioni. E poi attenzione, eh, ci sono le ricompense. Ho detto adesso appunto il voto, il voto positivo è una bella ricompensa è una gratificazione per il nostro studente così come nel gioco ci sono eh, che so i badge piuttosto che eh, i punteggi piuttosto che quello che eh, si può andare a guadagnare e poi la casa ah, scusa adesso sf... eh, prego ti, ti interrompo per una cosa molto veloce però siccome è una considerazione una riflessione fatta per quanto riguarda ancora la realtà virtuale mi sembra giusto e corretto eh, proportera. Eh, ci stavano dicendo, Rosanna ci dice: dal punto di vista sensoriale, è vero che si attivano delle risposte, ma per quanto io stimi la realtà virtuale, ritengo che ci sia davvero una grande differenza fra le due esperienze, entrambe immersive, ma una mediata. E l'altra invece è immediata. Vabbè, è... Certo, su questo sono assolutamente d'accordo. Eh, il, eh, il problema è che, eh, pensate un attimo, eh, non possiamo portare tutti i nostri studenti, per esempio, alle Maldive, però possiamo far fare, quindi, l'immersione in presenza fisica non è possibile sempre a scuola e comunque. Okay. Poi vi ehm, citerò e vi darò come indicazione anche, eh, per esempio, la realtà virtuale utilizzata per la costruzione di una lezione di storia e ehm, la riflessione eh, di un... Ehm, eh, non, non di uno storico, ma di uno eh, specialista del settore, diciamo così, di un eh, produttore di una casa cinematografica che costruisce video di realtà virtuale, che si chiama Tony Ford. Eh, e lui sottolineava proprio come quello che manca al nostro insegnamento con il libro di testo, per esempio, è l'esperienza, vale a dire... Se io faccio uno studio sulla eh, che ne so, guerra in Vietnam, lui faceva, faceva l'esempio, sulla guerra di secessione americana eh, e lo faccio imparare ai nostri studenti, eh, loro dopo tre giorni se lo sono dimenticato. Perché? Perché manca loro l'esperienza diretta. Se io li metto in situazione, lui suggeriva anche, certamente non li catapulto come se fossero in apocalypse now in una situazione di battaglia nella guerra in Vietnam, ma, ma li metto, magari, nella situazione del soldato americano con un video che deve scegliere se andare in battaglia oppure o, arruolarsi oppure disertare, e via dicendo, io riesco a dare loro quella dimensione di vissuto. Mh, che eh, non riuscirei a dare se non eh, magari attraverso una pellicola cinematografica, ma in maniera meno potente, lui diceva, eh, che permette di innescare quel meccanismo della memoria. Perché la memoria è in primo luogo, come diceva la collega che mi ha fatto la domanda, sicuramente si riferiva anche a questo, sensoriale eh, a, a partire da, dai sensi, voglio dire, e poi diventa esperienza intellettiva. Quindi la realtà virtuale non sostituisce la realtà, ecco su questo siamo tutti d'accordo. La scuola, la didattica a distanza non sostituisce la didattica in presenza, su questo non, non ci piove, lo sappiamo tutti, però può diventare un'opportunità anziché essere ehm, completamente ignorata. Ecco, non so se ho risposto. Eh, te ne propongo un'altra, credo ah, che ah, però poi dopo darai degli esempi comunque. Sì, assolutamente. E infatti la domanda, la domanda è proprio relativa a come fare, cosa serve per costruire realtà virtuale in classe e soprattutto, che mi sembra una cosa importante, se esiste un'età minima per cui allora, gli studenti se, possono affrontare. Sì, Tipo di Perfetto. lavoro. Perfetto, rispondo a quest'ultima parte poi l'altro lo vediamo immediatamente. Eh, allora, sulla età minima dipende a che livello di immersione noi ci muoviamo. Vale a dire, se noi stiamo su una realtà immersiva eh, che utilizzi semplicemente un visore di cartone, eh, faccio una premessa: in questo periodo di eh, didattica a distanza e di COVID non è possibile utilizzare i visori a meno che siano degli strumenti eh, personali degli studenti. Eh, con i visori di cartone io posso partire anche dalla scuola elementare, con il cardboard intendo che è quello di, eh, che costa 5 euro, voglio dire su Amazon, ecco è un livello immersivo limitato, diciamo così, io posso partire fin da piccoli, mentre se io intendo il visore o l'inuano oppure il visore in cui io inserisco il cellulare ovvero quello che mi porta fuori dalla mia realtà eh, e mi mette nella realtà eh, in un'altra realtà, in una realtà simulata. Ecco, allora quello l'età minima sono 14 anni, non si può utilizzare prima. Eh, però eh, ripeto, l'utilizzo della realtà virtuale non necessita di questo tipo di immersione per forza. Io posso fruire la mia realtà virtuale anche con il cellulare e quello che interessa di più è la costruzione, non è il prodotto, non è quello che io vado a fruire, ma quello che io vado a costruire con i ragazzi. Quindi mm, eh, vorrei che si capisse bene questo concetto, cioè. Quello che a me interessa nella mia didattica non è il prodotto che loro realizzano che non sarà mai all'altezza dei Cronos Studio, per intenderci, o di altra eh, casa di produzione cinematografica virtuale, non, non mi importa proprio niente, mi interessa il processo con cui loro arrivano a costruire un prodotto che sia significativo. Ecco, diciamo così. Altra domanda, ma credo che poi in qualche modo anche questa probabilmente avrà delle risposte. Eh, sarebbe interessante sapere e capire: vabbè, qualcosa hai già accennato, i costi per una didattica sì. con realtà virtuale. Okay, Perché eh, effettivamente eh, credo che vado. ci sia un po' da tutte. Certo, vado no. avanti che così lo, lo, lo vediamo. Lo vediamo dopo, certo. L'ultimo elemento che vi stavo dicendo sulla gamification, e poi mi taccio su questa parte, è la casualità. Nel senso che anche a scuola c'è la casualità, pensate quando con il dito dite adesso interrogo eh, e andate su e giù col dito sul registro, eh, per intenderci. Provate a mettervi dei panni negli, degli alunni e poi vedete se la casualità non gioca anche a scuola, così come nei giochi, piuttosto che. Quindi, eh, se passo dal, eh, da, dalla casella della prigione del Monopoli e ci finisco dentro, eh, la casualità vuole che stia ferma due giri. Quindi, sono elementi in comune. Eh, la, la gamification cosa insegna alla scuola? Insegna quattro libertà sostanzialmente: quella di fare degli errori, tentativi ed errori senza vergognarsene, la libertà di sperimentare vie, per, soprattutto nei videogiochi, per arrivare alla soluzione o in giochi logici per arrivare alla soluzione la libertà di sforzo variabile, cioè di alternare periodi di eh, per dirla con leopardi eh, parafrasandolo di gioco matto e disperatissimo anziché studio matto e disperatissimo ad altri di remissione in cui non lo si fa eh, e poi di assumere diverse identità ve l'avevo già detto, quindi punti di vista diversi ehm, utilizzando personaggi diversi. Pensate com'è potente questa cosa quando io per esempio in una eh, lezione di geografia devo far identificare i miei studenti, eh, in, eh, diciamo persone che provengono da punti diversi del nostro pianeta e quindi con storie diverse e quindi con identità diverse. E diventa, diventa potente perché poi diventa uno strumento di, eh, come dire, eh, sviluppo di punti di vista diversi, di accettazione, di tolleranza, non mi piace la parola tolleranza, ma di, come dire, di confronto democratico, chiamiamolo in questi termini. Allora, eh, quale gamification l'abbiamo eh, già. Scusa Rita, volevo darti una. Visto nel discorso che hai fatto per quanto riguarda la gamification, mi sembra che sia interessante anche questa cosa. Casualità, sfide e progressione possono essere controllate a livello metacognitivo dagli studenti stessi? Eh, sì, eh, assolutamente sì, nel senso che quando, le va, quando vanno a costruire eh, la realtà virtuale il livello per esempio di sfida eh, deve essere un livello adeguato, altrimenti genera frustrazione. Questo, assolutamente. Quindi, come dire, uno se lo può anche porre l'obiettivo in base a dei dati di realtà. È chiaro che uno vorrebbe costruire, per esempio, il video in realtà virtuale bello come quello dei crono studio, ma poi non ha lo strumento, non ha il tempo, non ha l'energia e non ha i soldi. Allora la sfida è proporzionale a dei dati di realtà e, e saper fare i conti anche con questo, diventa anche questo un obiettivo di apprendimento. Questo sicuramente. Eh, e, e così gli altri elementi, insomma, voglio dire, possiamo, potremmo andare a vederli uno per uno, ma eh, sarebbe un discorso un po' lungo. Sicuramente sì, sicuramente sì per me. Eh, così come l'insegnante, quando dà eh, dei compiti, delle sfide, via dicendo, deve stare molto attento alla progettazione eh, che vadano a stimolare quella zona di sviluppo prossimale. Che permette di realizzare ciò che è ancora in potenza e basta, eh? e, e farlo tradurre in atto. Ma non, il livello di sfida non deve essere troppo alto, perché altrimenti genera frustrazione. Ma questo è un, un concetto che teniamo presente anche quando, per dire, creiamo una prova di compito in classe per intenderci. Quindi, eh, non sto dicendo nulla che eh, chi mi sta ascoltando non conosca. Insomma. Eh, quale, ve l'ho già detto, questo: quale gamification, e quale realtà virtuale, non quella solipsistica della PlayStation, ma quella costruita? Eh, quali vantaggi? Motivazione, esperienza multisensoriale, didattica per competenze, capacità di. Progettazione e quindi aumento della motivazione della, come dire, ehm, progettualità della creatività, diciamo così, e eh, stimolo della creatività. Eh, quali discipline? Tutte eh, mi verrebbe da dire possono trarre vantaggio dalla realtà virtuale. Eh, Ve ne ho indicate alcune, per esempio il game-based learning con ambienti 3D, per esempio realizzato con un'app che si chiama Cospaces, può essere utilizzato sia per arte sia può essere utilizzato su una mostra virtuale che so io su Klimt, su Van Gogh e via dicendo. Um, può essere utilizzato per una disciplina scientifica mettiamo fisica per simulare un, un esperimento di fisica per esempio un laboratorio di fisica e via dicendo esperienze di geologalizzazione vanno bene per storia ve ne faccio vedere una immediatamente eh, vanno bene per eh, geografia ovviamente simulazione vi dicevo di esperienza di, di esperimenti di fisica di, di scienze e via dicendo Mostre virtuali, viaggi virtuali nel tempo, rendering di architettura. Quindi sono tutte eh, esperienze di realtà virtuale mh, che possono essere messe a frutto in tutte le discipline. Sicuramente l'utilizzo maggiore nelle discipline di area umanistica, però non è detto, insomma. Eh, una brevissima differenza per chi non la sapesse eh, tra questi tre termini, realtà virtuale, aumentata e mista, non sono la stessa cosa. Eh, la realtà virtuale, l'abbiamo detto fino a de uh, un secondo fa, è immersiva, cioè mi tira fuori dal mio mondo e mi mette in un mondo simulato, in una realtà parallela. La realtà aumentata invece è quella che chi ha figli eh, l'ha vissuta con eh, i Pokémon, i ragazzini che andavano in giro con il cellulare a cercare i Pokémon e quindi pone in realtà un aumento di informazione. Che sia su un'immagine, un testo, un QR code, quello che volete voi, nel mondo reale, cioè io non sono fuori dal mio mondo reale, semplicemente ho delle informazioni aggiuntive che mi vengono veicolate attraverso uno strumento che può essere lo smartphone o simile. La realtà mista invece è la frontiera avanzata della realtà virtuale associata alla realtà eh, aumentata. L'ha sperimentata la Microsoft con questi occhiali costosissimi, non è certo una cosa che possiamo utilizzare noi a scuola, gli HoloLens per intenderci che costano 2.500 euro. Eh, magari adesso il prezzo è un po' sceso, ma eh, comunque non sono alla nostra portata. Ma sia. I visori per la realtà virtuale, gli smartphone, eccetera, sia quelli per la realtà aumentata, sono alla nostra portata. Un modello, vi propongo un modello di lezione che utilizza la realtà virtuale e la realtà eh, aumentata e la gamification insieme. L'ho chiamato in maniera un pochettino presuntuosa quando l'ho fatto l'anno scorso, ma si è rivelato quasi profetico, mi verrebbe da dire, cross lesson. Eh, cross eh, in inglese vuol dire attraversare e io spero che questo possa essere un modello anche per attraversare sopravvivendo noi insegnanti e i nostri studenti questo periodo di dad per intenderci ma soprattutto cross è l'acronimo diciamo così di, dei cinque momenti che per me sono fondamentali in una lezione che utilizzi o la gamification o la realtà virtuale o tutte e due insieme ecco a proposito a proposito di quello che stavi dicendo che dovremmo sopravvivere a questo momento, c'è proprio eh, una domanda che è proprio relativa in questa situazione. Come si riesce a far interagire a distanza tutti gli studenti? Non c'è un po' il rischio che sia limitante e quindi che vengano tra virgolette esclusi alcuni di questi studenti? Visto che si stava allora, parlando della situazione di allora, adesso... Certo, allora questo non è un problema però della realtà aumentata o della realtà virtuale, è un problema della didattica a distanza in termini generali, quindi non è semplicemente un, è un problema che ricade anche sulla realtà virtuale. Certo, allora se noi stiamo eh, ragionando in termini di eh, studenti che non sono dotati della connettività e non sono dotati degli strumenti per la connettività, eh, che è un problema di didattica eh, online sostanzialmente... Allora sì, ma non solo il modello della cross lesson, tutta la didattica, perché eh, l'unica modalità con cui io posso interagire con questi studenti è la sincrono, sostanzialmente. Eh, Posso ehm, eh, ovviamente dare dei compiti, ma eh, se non hanno la connettività e non hanno la possibilità di connettersi a internet con uno strumento che sia un tablet o sia un, eh, si un PC, eh, diventa estremamente difficile. Non, eh, non ha posso farla fruire in questo caso la realtà eh, virtuale perché è uno smartphone. Ce l'hanno tutte le famiglie sostanzialmente, anche quelle in situazione più disastrosa hanno lo smartphone. Eh, quindi non posso, non posso far costruire, e questo per me è un limite molto grosso, questo sono assolutamente d'accordo, ma è un problema che eh, la lezione con la realtà virtuale eh, come dire condivide con, con tutti i tipi di lezioni, tranne forse con la lezione frontale, ma eh, anche quella, se io non ho la connettività, l'insegnante non si può collegare, eh, mi deve mandare i compiti via eh, Whatsapp o mi deve mandare i compiti via mail, eh, i materiali via mail, non può fare diversamente. Quindi è un problema generale, non è un problema specifico. Allora, vi dicevo, sono se non mh, ci sono altre domande. Tu, Rosangela interrompi pure eh, in qualsiasi momento no, c'era una cosa che però ehm, poi tutti questi materiali l'avrei detto alla fine verranno poi messi sul sito. Quindi assolutamente eh, quando, sì. perché chiedevano qual era se potevi ripetere il nome dell'app che hai eh, detto prima, semplicemente. Ci sono tutte, ci sono tutte le app che io ho utilizzato e che ho nominato e avete tutti i link che vi rimandano direttamente ai siti in questa presentazione io ve la darò con tutti i link non solo alle lezioni che ho creato io e alle esperienze che ho creato io ma proprio al, al, ai siti e alle informazioni che vi servono per raggiungere questi siti ok quindi vi dicevo i, i, i cinque momenti sono la sfida iniziale una, un compito sfidante eh, una domanda che non abbia una risposta ok che inneschi una ricerca di materiali e qui attenzione è un, una delle competenze fondamentali, quella della selezione dei materiali che si trovano online, quindi foto in questo caso e video 360, ma non necessariamente solo quelli. Adesso vi farò vedere. Eh, il terzo momento è l'operate, cioè il momento che innesca un processo di costruzione di qualche cosa. Eh, un momento che deve essere, a mio eh, parere, cooperativo e immersivo e che porti a un prodotto, a un artefatto, che non sia un compito in classe, per intenderci, ma un prodotto in cui si esprima la creatività dei ragazzi. Il momento del sei, invece, è il momento in cui io faccio diventare l'esperienza che ho fatto con la realtà virtuale o che ho, che ho costruito, un momento di narrazione, quindi di storytelling, oppure un momento in cui io con la parola, che per me è sempre fondamentale, vado a riflettere sull'esperienza, quindi il momento sostanzialmente metacognitivo per intenderci. E l'ultimo momento è importante, il momento della condivisione, eh, la condivisione dei prodotti che non è solo condivisione, punto e basta, ma è anche autovalutazione e quindi in base a criteri che sono stati concordati e condivisi diventa un momento di condivisione della valutazione che non è più... Solo prerogativa dell'insegnante, ma diventa momento condiviso anche con gli studenti e diventa molto importante. Esempio concreto: una mia lezione eh, che ho fatto, eh, chi è il ladro, intitolata Chi è il ladro? Adesso voi la vedete nella interfaccia insegnante, diciamo così. Eh, tutti questi materiali sono linkati, eh, quindi non li, ve li sto a far vedere adesso perché ho paura di, di sforare i tempi, ma eh, nel caso poi entriamo e vi faccio vedere tutti i materiali se volete. Eh, vi faccio vedere eh, l'ossatura della lezione. Poi andiamo a vedere se abbiamo tempo. Eh, I materiali. Eh, sono partita. La lezione, ve lo dico, insomma, non, eh, usiamo subito, giochiamo subito a carte scoperte. Eh, con i ragazzi non ho giocato a carte scoperte ho, gi ho giocato a carte coperte eh, dovete individuare un ladro è stato commesso un furto un furto storico eh, vi do due video 360 sono linkati un video è sull'arco di trionfo du carousel eh, di parigi e eh, l'altro è un video 360 eh, su Piazza San Marco a Venezia dove li ho trovati sono su YouTube. Sul canale mh, per trovare un video 360 sul canale YouTube basta che dopo l'argomento eh, mettiamo eh, Piazza San Marco oppure Venezia, io metta 360 oppure metta VR realtà virtuale e io trovo materiali di questo tipo. Magari un secondo solo provo. A condividervi eh, lo schermo con uno di questi video vediamo se ci riesco senza fare dei grandi pasticci ecco questo lo vedete vedete l'arco di trionfo du carusel di per eh si sì, si vede si vede okay. allora questo è un video 360 posso farlo eh, partire ok da che cosa io mi posso muovere sto muovendo il mouse io in questo video mi posso muovere. Da cosa li, lo riconosco adesso voi non lo vedete perché sono in condivisione dello schermo, ma su YouTube in alto a sinistra c'è un piccolo. Vediamo se ritornando all'inizio me lo fa vedere. Mi sa di no. Eh, c'è un piccolo, forse devo uscire da schermo intero, no? Nemmeno. Eh, c'è un eccolo. 3000 2000 il video c'è. Questo, eh, questa bussola di orientamento eh, che eh, mi permette di muovermi all'interno. Vedete, ci clicco sopra all'interno del video. Il video 360 mi prende tutte le dimensioni, ok? Da, Dall'alto è una sorta di, 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 di palla, anzi, per essere più precisi, è un cubo a sei facce eh, che viene ricostruito. E praticamente quando voi lo, lo eh, guardate con lo smartphone o sul computer lo vedete così. Se lo vedete con il visore, siete in questa piazza. Ok, allora sono riuscita a farvi vedere la cosa. Vediamo se riesco a ritornare adesso sulla presentazione senza far pasticci. Intanto che ritorni alla presentazione, ti butto una domanda a bruciapelo sì. che credo che sia molto interessante e che ci prende un po' tutti. La sì. progettazione di un tipo di lezione di questo genere richiede molto tempo? Allora, eh, come tutte le eh, lezioni che utilizzano il digitale. Eh, se il, il criterio di eh, progettazione è la lezione frontale per cui io vado in classe e racconto le cose che dall'università io so e le racconto nello stesso modo, allora la risposta è sì, richiede tanto tempo. Eh, se invece il termine di paragone è già un'attività fortemente come dire strutturata ehm, ehm, che non necessariamente utilizza la realtà virtuale, ma utilizza altri strumenti, la risposta è no. Eh, io sottolineo sempre che eh, una dimensione ehm, operativa ottima è quella di essere almeno in due in tre a costruire queste cose, per cui una volta eh, poi la prima vi richiede tanto tempo. Quando voi avete interiorizzato poi la, la dinamica, eh, i tempi sono quelli di selezione dei materiali, sostanzialmente. Io per trovare i video su YouTube credo di averci messo un quarto d'ora eh, e vedere se andavano bene. Semmai il tempo maggiore l'ho impiegato nel progettare gli step di questa lezione. Eh, nel pensarci sopra, quello sì, quello l'ho utilizzato, ma ehm, direi che non è un'attività eh, un che io ci devo mettere sei mesi per, per, per progettare una lezione, ecco, per intenderci. Quindi, eh, del resto, adesso in DAD, quando noi andiamo a progettare una lezione che utilizza dei materiali multimediali e ci dobbiamo anche adesso dare il tempo di costruirla, è una progettazione più lunga. Questo lo ribadisco rispetto a una lezione frontale, punto e basta. Però è una progettazione estremamente motivante, ve lo assicuro per chi la crea perché si diverte e guardate che una cartina torna al sole. Se voi vi divertite a costruire qualche cosa i vostri alunni si divertono quanto voi. Eh, quindi ehm, assolutamente divertente per chi la fa e poi per chi la, la fruisce. Io ho visto ho visto davvero de, dei ragazzini coinvolti in una maniera in questa caccia al tesoro, tra virgolette, chiamiamola così, anche se non è corretta la, eh, la definizione, eh, nel cercare l'elemento in comune tra l'arco di trionfo di Carosello e Piazza San Marco, che sono i cavalli portati via da Napoleone durante la prima campagna d'Italia del 1796. Quindi, eh, chi è il ladro? Eh, immediatamente, quando hanno scoperto... L'elemento comune, ma non è stato così semplice eh, perché qualcuno ha detto di tutto: dalla piramide di vetro del Louvre alla eh, Basilica di San Marco. Che dico, sì, dov'è la Basilica di San Marco a Parigi? Me lo dici, di tutto? E, ed è stato anche divertente vedere come loro, come loro cercavano. E si è innescato poi come secondo step la ricerca. Su eh, YouTube, su, scusate, su YouTube, su, sul web, eh, chi ha portato via i cavalli eh, da, da, da San Marco. E ovviamente è venuto fuori che eh, i cavalli erano stati portati via da eh, Napoleone durante la prima campagna d'Italia e ehm, poi erano stati restituiti dalla Francia. E quindi sull'Arco di Trionfo ci sta una copia, l'originale sta nel museo della Basilica di San Marco a Venezia. Eh, a quel punto si è innescato un nuovo interrogativo, vale a dire: ecco, eh, mi ricordo la frase di un ragazzino, il Louvre dovrebbe ridarci la gioconda. Ok, allora ecco che si è innescata da una domanda che non aveva una risposta preconfezionata se non dopo una ricerca, e si è innescata una seconda domanda di apprendimento, vale a dire. La Gioconda non l'ha mica portata via Napoleone a secondo, a, a differenza di quello che si, si, si sente raccontare, la Gioconda è stata venduta direttamente al re di Francia. Quindi voglio dire, ehm, c'è stato anche proprio tutto un, uno scoprire per gradi. Eh, e un innescare, quello che poi è stato il, il quarto momento della nostra lezione, che è stato il dibattito sulla opportunità barra necessità della restituzione delle opere d'arte eh, trafugate eh, alla mh, nazione eh, da cui sono state sottratte sostanzialmente, quindi ai musei italiani. Eh, la terza, lo terzo step, quello che li ha visti operativi in prima persona è stata la costruzione di una timeline multimediale. Vi suggerisco di utilizzare questa applicazione che si chiama Timeline GS e che è una applicazione messa gratuita, io lavoro con cose gratuite per lo più, eh, applicazioni gratuite, che è una applicazione che è stata elaborata dalla eh, Northwestern University di Chicago, se non ricordo male. Uh, e lavora su un foglio Excel per cui voi andate, ve la faccio vedere se ci riesco. Um, vado di nuovo sul web, uh, ecco, è questa. La vedete? Sì, si vede, si vede. Ok, allora è un'interfaccia di questo tipo: quindi step guidatissimi, si fa una timeline, si prende un modello già pronto. Quando io clicco, clicco su qua, Make a Timeline, mi dà un modello già pronto di cui mi dice crea una copia. È un modello eh, di eh, spreadsheet di Google eh, di cui io faccio la copia e mi si salverà questa copia nel mio drive. È una progettazione assolutamente guidata, vi dicono esattamente che cosa dovete fare. Quando voi siete cosa, come la dovete salvare. Come dovete adesso non entriamo nel dettaglio ma eh, sarà semplicissimo per voi seguire gli step vi si, viene salvata nel vostro drive e poi ovviamente eh, l'avete eh, sotto questa, eh, questa veste adesso ero già andata avanti ecco parte da qui potete uploadare delle immagini e potete muovervi o sulla linea del tempo ok oppure Andando alla immagine corrispondente, oppure come una vera e propria slideshow vi muovete e viene evidenziata sulla linea del tempo la corrispondente data e, eh, peri o periodo, ovviamente se è un periodo, eh, mh, corrispondente alla slide che state muovendo. Questa non è di realtà virtuale, ma era fondamentale perché loro mettessero a fuoco le date eh, della, eh, de de della vicenda napoleonica perché altrimenti non riusciamo a muoverci eh, all'interno, e quindi gli ho fatto fare, ho, ch ho chiesto loro di creare, ovviamente l'ho data a gruppi, ciascun gruppo una timeline, ve ne ho fatta vedere una, eh, ma ogni gruppo ha fatto la sua. Dopodiché si trattava di ricostruire le imprese belliche di Napoleone, le campagne militari di Napoleone. Anche qui Napoleone è, è la cosa più ostica da ricordare, i nomi delle battaglie delle, e le date delle campagne militari di Napoleone, posto pure che abbia significato ricordarsele tutte. Eh, che, cosa, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato un lavoro per gruppi e... Con Google Earth, e qui è stato veramente il lavoro del, con la realtà virtuale, hanno costruito eh, ciascun gruppo una, una delle campagne militari di Napoleone. Dopodiché le hanno condivise. Vi faccio vedere il prodotto della campagna d'Italia, che secondo me tra quelle che hanno fatto è stata quella più significativa. Vi devo dire una cosa, che eh, questo, eh, ecco Google Earth, se lo conoscete, eh, adesso è stato estremamente potenziato, vi permette su questo mappamondo di costruire degli itinerari di viaggio, diciamo così e poi di fruirli eh, con una simulazione tridimensionale. Eh, vi faccio vedere subito la campagna d'Italia, per correttezza vi devo dire che è stata costruita con un'applicazione che funziona ancora, ma verrà dismessa entro eh, la eh, fine praticamente di, di, di quest'anno, che si chiama Tour Builder, eh, che era una bella applicazione integrata con Google Earth, ma che eh, non, funzion non funzionerà più a breve. Ma Google Earth ha inglobato in sé Tour Builder ed è possibile creare la stessa cosa che adesso vi andrò a far vedere con, eh, direttamente in Google Earth, nella piattaforma di Google Earth. Per cui semplicemente con cliccando su nuovo progetto si costruisce come prima si costruiva con Tool Builder e si esportava in Google Earth. Questi che voi vedete sono tutti i, ehm, i, non tutti, alcuni dei eh, tour che hanno creato i miei, i miei studenti che eh, poi mi hanno condiviso esportandoli in formato KLM eh, e che io ho caricato sulla sul mia, sulla mia, sul mio account di, di Google Earth. Allora, eh, l'immagine del, del: proviamo a cliccare sulla campagna d'Italia, così eh, lo, la, la vedete immediatamente. Ecco, la prima immagine che vi compare è questa, come vedete, questa è l'interfaccia di Google Earth e io la posso fruire eh, in dimensione tridimensionale ok? O bidimensionale, quindi 2D o 3D, ok? Quindi questo è il punto di partenza del mio tour, dopodiché posso, con Tour Builder, potevo proseguire con le slide e Google Earth mi portava eh, nel luogo della battaglia, in questo caso loro hanno ricostruito Uh, tutte le tappe e poi hanno scelto, come vedete, si tratta di fotosferiche, si tratta di foto uh, integrate in, in Google Earth, hanno costruito appunto questo tour, questo tour storico uh, delle uh, campagne napoleoniche. Ok, non sto ad andare oltre, uh, è semplicissimo uh, costruire in, uh, in Google Earth perché. Funziona praticamente, adesso volevo uscire da qua, vediamo se riesco a uscire benissimo, eh, volevo semplicemente farvi vedere come, come si, si costruisce, che è una cosa semplicissima, si clicca su nuovo progetto, il progetto vi verrà salvato nel vostro Google Drive, ok? Quindi voi create un progetto su Google Drive. E da Google Drive poi lo potrete condividere, così come condividete tutti i file di Google Drive, dandogli le proprietà che volete, cioè o solo visualizzazione oppure in modalità editor con altre persone, invitando le persone che possono entrare a costruire insieme a voi oppure semplicemente lasciando la visualizzazione. Creare un progetto è molto semplice, gli si deve dare un titolo, adesso io metterò a caso prova. E attenzione, si aggiungono gli elementi. Come si aggiungono gli elementi? In questi tre modi. Si cerca un luogo e eh, una volta che si è trovato il luogo si aggiungerà poi il segnaposto e poi si traccerà una linea di congiunzione tra un punto e l'altro del nostro tour. Questo è il modo con cui si crea in, ehm, come si chiama in, eh, in Google Earth. Potremmo in altro un altro momento quando eh, sarà l'occasione magari approfondire questi discorsi con, con dei corsi, ma eh, tanto per darvi un'idea, Google Earth è semplicissimo. Si costruisce così come si costruiscono le slide di PowerPoint. Quindi si va a cercare il luogo con una ricerca come voi la fareste su Google Maps. Adesso mh, lui mi propone le ricerche recenti e quindi per esempio. Vado a cercare il cratere del Vesuvio, lui me lo fa vedere e mi dice: Se ti piace, mi mette il segnaposto, vai ad aggiungerlo. Io ci clicco sopra, mi dice: Lo vuoi aggiungere al tuo progetto? Io lo aggiungo al progetto, eh, lo salvo e via dicendo. Se io poi voglio andare a sostituire le informazioni. Di default che Google Earth mi dà su questo elemento, io posso entrare nella modifica dell'elemento e, come vedete, posso sostituire le informazioni di default mettendo una mia fotografia, mettendo un testo, eh, ind indicando un segnaposto che voglio io oppure addirittura andando a modificare i parametri di latitudine e longitudine per mettere un punto esatto. Quindi, come geolocalizzazione, quello che si faceva prima in Tour Builder è stato importato in Google Earth con un vantaggio che ve lo trovate direttamente nel vostro Drive. Sono riuscita a spiegarmi, è tutto chiaro? Direi di sì, ci sono domande che però sono relative più che altro al, a come eh, sei partita con, con, la, con la lezione che stavi facendo vedere. Innanzitutto una domanda era quella che eh, se fai costruire queste cose agli studenti e credo che questo prodotto l'abbiano costruito effettivamente loro, la prima. La seconda domanda invece... Eh, Scusa Angela, l'hanno costruito loro e l'hanno esportato in questo formato KLM che è quello del navigatore sostanzialmente per intenderci che cos'è come, come estensione, quella eh, che noi utilizziamo sul navigatore, sul Tonton, uh, -ton, ecco per intenderci, e poi si può importare con questa estensione in, uh, in Google Earth. Poi la seconda domanda proprio riferita a Google Earth che siamo qui è come si collegano le tappe su Google Earth. E con, quella, con quel simbolo che vi ho fatto vedere per ultimo, quando io creo tappa c'è anche eh, tracciato, metti tracciato. Okay. Mentre invece eh, proprio riferita alla lezione eh, che stavi presentando, eh, si chiede come hai presentato questa lezione, cioè quindi proprio la partenza, come hai presentato questa lezione ai ragazzi e... Eh, se con questo esempio l'incipe della conseguenza eh, cioè hanno una sola possibile risposta, questo non fa diminuire la voglia di ricerca degli alunni. Riferito allora, a quello che stavano facendo sì, là. La... Allora, certamente allora, eh, la sfida è una sfida nel trovare una, ovviamente una risposta data. Ma eh, i percorsi per arrivare a quella eh, risposta possono essere anche diversi, nel senso che eh, io ho visto gente ricercare in modi completamente diversi. Eh, certamente non è un compito chiamiamolo compito autentico, se chi mi ha fatto la domanda si sta riferendo a un compito autentico, questo non è un compito autentico, perché il compito autentico non ha una risposta data, eh, dà una, come dire, un'apertura alla creatività decisamente più, più ampia. Quindi attenzione che io qui sono partita da un obiettivo che era ben preciso. Cosa mi interessava in questa lezione? Mi interessava che loro avessero ben chiara eh, la figura di eh, Napoleone come liberatore o conquistatore, ma per arrivare a questo loro dovevano avere la consapevolezza di una serie di eh, date, eh, battaglie, campagne che personalmente quando io andavo a scuola facevo una fatica bestiale a memori memorizzare e che mi, mi dimenticavo tre minuti dopo. Allora eh, per arrivare a dare un giudizio motivato sulla domanda, sull'obiettivo che io mi ero posta, vale a dire una discussione sull'operato sull di Napoleone, una discussione storica sull'operato di Napoleone, io avevo bisogno che loro avessero, come dire, i fondamentali. Io non posso giocare una partita di pallacanestro se non ho imparato prima a palleggiare o a fare i tre passi e fermarmi per intenderci. Quindi, avevo bisogno di questi paletti. Come glieli potevo far acquisire questi paletti senza eh, obbligarli a adesso vai a casa e memorizzati tutte le campagne militari di Napoleone? Dovevo in qualche modo eh, eh, come dire, eh, stimolare eh, la loro memorizzazione attraverso qualche cosa che fosse creativo. E allora mi è venuto in mente di fargliele ricostruire eh, andando a cercare le foto del, del, del campo di battaglia, inserire la foto del campo di battaglia. Io la, ripeto, l'ho fatto in tool builder e gli facevo inserire, però poi lo, lo vedrete per ogni, per ogni fotografia, per ogni tappa, una fotografia storica che andavano a cercarsi su come si chiama su, sul web e via dicendo dei quadri eccetera eccetera quindi è stato un percorso abbastanza eh, come dire che li ha coinvolti abbastanza motivante eh, e eh, come l'ho presentato ovviamente l'ho presentato eh, dobbiamo affrontare una sfida dobbiamo scoprire eh, una serie di eh, un personaggio storico che ha commesso un furto e dice ma prof rubavano anche allora come rubano adesso i politici eh, mi sono sentita dire anche questo quindi la risposta è stata beh adesso lo, lo scoprirai tu prova ad andare a vedere e perché ha rubato che cosa ha rubato eccetera quindi la presentazione è stata è stata in questi termini ok eh, vado oltre ci sono altre domande intanto scusatemi bevo un sorso d'acqua perché Sì, eh, possiamo andare avanti perché vabbè, c'era cioè una domanda che per quanto riguarda, che però nel vero o nel male avevi risposto, che è quella del discorso della lentezza, magari cioè i problemi di connessioni, i problemi di lentezza dei loro dispositivi, che probabilmente questo sono sicuramente un qualcosa che può limitare eh, la visione di alcune parti di queste. Sì, ma attenzione: queste attività non devono essere per forza fatte in sincrono. Eh? Attenzione: cioè il modello può anche essere quello della flipped eh, per intenderci, per cui io ho tutta una parte che do come video, sti video stimolo per dire eh, che, che do preventivamente. Ci sono dei momenti che farò online, ma dei momenti che farò in asincrono. Quando loro dovranno costruire una timeline, voglio dire, io lo potrò fare dandolo anche se ho degli strumenti come i canali in Microsoft, o adesso ci sono anche le breakout rooms, oppure in Zoom, le breakout rooms nella versione a pagamento, oppure in eh, le classroom di Teams, eh, scusate, di, di Google. Allora eh, lo potrò anche fare in diretta. Ma se io ho tutti questi problemi di connessione, mh, mh, come dire, riconosco una serie di attività in asincrono, delle ore in asincrono. Nella mia scuola sono state previste delle attività in asincrono proprio perché sappiamo che non tutto può essere fatto online. Una follia pensare di fare tutto online come. come come in presenza, cioè di tradurre in presenza in DAD lo stesso modello che noi utilizzavamo in presenza. Non è fattibile. Quindi, questo assolutamente. E eh, quindi vi ho già detto questa parte del debate che è stata eh, estremamente vivace. Eh, loro hanno scoperto, per esempio, come vi dicevo, che la Gioconda non è, non è stata eh, rubata da Napoleone. E, e poi hanno scoperto che ci stanno dietro tutta una serie di Fattori di cose che eh, mh, possono anche pregiudicare la restituzione, voglio dire, eh, non, non sempre è legittima questa restituzione. Eh, L'ultimo momento è stato un momento eh, di verifica, ma è stato molto carino. Eh, questo eh, gliel'ho costruito io, ma eh, è diventata una abilità che hanno acquisito anche loro. Eh, non so se conoscete l'applicazione Metaverse, ve la consiglio vivamente, è bellissima per quanto mi riguarda e lavora con la realtà aumentata. E adesso io eh, vi farò vedere il QR code eh, che se voi scannerizzate dopo aver scaricato l'applicazione Metaverse, posso anche tentare di collegare il mio cellulare, eh, posso provarci, eh, non so che cosa cosa succederà, eh, se riuscirò a collegare il mio cellulare e ve lo faccio vedere dal mio cellulare, eh, ma ehm, non so se ci riesco, vediamo allora. Intanto, qui possiamo chiudere tutto perché non ci serve più nulla. Allora, intanto che tu provi a vedere sì. di collegare il tuo cellulare, io ti propongo un'altra domanda. Una è qual è l'età dei bambini coinvolti nell'attività, però, essendo tu insegnante, ad un liceo credo che comunque si possano realizzare attività simili anche per quelli più piccoli, no? Assolutamente sì, e questa che vi sto facendo vedere è proprio un'attività che, che va, va bene anche per, eh, per i ragazzini più piccoli. Allora, adesso io devo entrare nelle applicazioni. E invece, quell'altra potrebbe essere più o meno qual è la tempistica. Eh, quanto tempo hai dato agli alunni per realizzare o quanto tempo hai utilizzato per realizzare questo tipo di attività? Allora, il tour virtuale, eh, il compito è stato dato, del, allora, la, la timeline ci hanno impiegato un'ora a farla, eh, il tour virtuale eh, invece ci hanno impiegato molto di più perché eh, ci hanno impiegato sul, circa tre ore a costruire ciascun gruppo il tour virtuale. Um, Questo è, quest è stato il tempo. Questa l'ho fatta io, invece, questa di Metaverse. A loro è risultato semplicemente un quiz um, che hanno dovuto risolvere in un tempo di un quarto d'ora. Io a costruirla ci ho messo. Uh, allora, l'ho voluta fare molto bene, ho lavorato anche le immagini, ci ho messo un, un po', per, diciamo, diciamo che ci ho messo un tre ore per farla, però mh, voglio dire, c'è anche un livello di, come posso dire, di dell'accontentarsi. Io sono andata a lavorare tutte le immagini eh, volutamente per, eh, per mettere il Napoleone, eccetera, eccetera. Eh, Vediamo, lo vedete il mio il mio cellulare? Sì, si vede. Ok, allora adesso provo a entrare in Metaverse e ve la faccio vedere. Eccola qui, Napoleon Quiz. Ok, ecco, ho voluto fare una gif di Napoleone, fagli muovere gli occhi. Adesso non lo trovo, vediamo se riesco a trovare Napoleone. Eccolo qua, lo vedete? E ovviamente, eh, quando io trovo Napoleone, adesso io non l'avevo trovato, ma a parte eh, l'ho fatto in francese. Eh, e quindi. alla questione je Ok. E ovviamente qui. E allora, vabbè, la risposta giusta. Ecco, pensatela, a questa anche per i bambini piccoli. Ecco, questa può sì essere realizzata anche per i bambini piccoli. Assolutamente no? sì. Adesso okay. sbaglio e vedete che cosa succede. E quindi è costruita come un escape room, per cui io non esco dalla stanza fin quando non ho risposto eh, correttamente. Ok? Va bene. Posso interrompere adesso la condivisione del mio cellulare e eh, se ci riesco e mamma mia, tutto aperto. Non si riesce a mandare in icona questa è solo un'app da cellulare, vero? Non può essere. Allora, no, da va PC. costruita sul computer. Adesso ho chiuso, ma posso rientrare immediatamente eh, a farvela vedere. Si chiama studiogometa.io. Eh, L'app Metaverse. Si fruisce col cellulare, ma si costruisce col, col PC. È bellissima ed è gratuita, assolutamente gratuita. Non è semplicissimo la prima volta che si costruisce, ma quando voi imparate a costruire eh, si può fare attività di gamification alla grande. Adesso non sto riuscendo a collegarmi, vediamo se ci riesco. Vorrei farvi vedere lo schema che c'è dietro alla costruzione. Sta cercando disperatamente di collegarsi il mio povero PC. Eccoci qua. Ok. Queste sono tutte le esperienze che avete visto che ho costruito. Ai ragazzi si dà semplicemente il QR code, quindi poi lo troverete anche voi se la volete fruire. Eh, basta scaricare dal Play Store se avete, eh, se avete lo smartphone eh, o da... come si chiama dal... Come si chiama per, per Android? Per Android è il Play Store, non mi ricordo per il sistema iOS come si chiama, eh, l'app Metaverse. Ok. Allora entriamo nell'editor e vi faccio vedere qual è lo schema che c'è dietro. Lo schema che c'è dietro è praticamente quello di un ipertesto. Ok. Se lo carica, ok? cioè tutta una serie di scene collegate. Attenzione, questa è la diciamo l'utilizzo più elementare di metaverse, quello di collegare una scena a quell'altra e per ciascuna domanda corretta, quella di collegare eh, la risposta, l'emoticon le, le, che in questo caso io ho scelto l'emoticon, potevo mettere quello che volevo eh, eh, come immagine, l'emoticon che batte le mani piuttosto che l'emoticon che piange e far andare avanti alla, scena, alla domanda successiva se eh, la risposta è corretta, far tornare indietro alla domanda se la risposta è sbagliata, ok? Eh, quando io seleziono una scena, come vedete ho un pulsante eh, adesso. Non posso certo spiegarvelo in 20 minuti. Lui mi chiede come io voglio transire, come voglio andare alla, alla scena successiva. Innanzitutto, se voglio andare a una scena successiva, oppure se voglio inserire un blocco. E il blocco, per esempio, in un'esperienza di gamification, serve per calcolare automaticamente i punteggi. Oppure si può chiedere ai ragazzi di scattare una fotografia che venga postata su un muro virtuale e via dicendo. Quindi. È un'app bellissima che va bene sia per i ragazzini più piccolini sia per eh, gli studenti più grandi. Ai ragazzini più piccoli costruite voi e la fate fruire da loro. Ai ragazzi più grandi potete anche chiedere di costruire. E per esempio, pensate che bello sarebbe quello di. Far costruire loro un quiz invece di averlo fatto io in questo caso, eh, di farlo costruire a loro un quiz con Napo su Napoleone per i compagni e di somministrarlo al resto della classe. Ok, eh, velocissimamente, perché manca un quarto d'ora, uscirei adesso da questa app e vi faccio vedere, siccome mi è stato chiesto, quali sono gli, i luoghi dove andare a prendere. La realtà virtuale. Le foto 360 li, po le potete trovare. Rientro in presentazione così lo vedete meglio. Eh, le potete trovare i video in questi siti YouTube. Basta mettere 360, come vi ho detto. Potete trovarli in 360 siti.net. Sono molto belli. La Riot è invece un'agenzia di notizie e ha una, potete, potete arrivarci o tramite YouTube, ci sono tutti i video 360 i su YouTube, oppure anche attraverso Facebook, attraverso il sito della Riot di Facebook. E, ehm, la Riot, eh, per esempio, io l'avevo utilizzato, avevo utilizzato un. Filmato molto bello sulla guerra in Siria di un, un 360 sulla, sulla guerra in Siria quando quando era scoppiata insomma eh, e poi l'altro che vi segnalo è il sito della bbc della bbc scusate eh, la sezione taster ed è bella perché non ha solo dentro dei video e basta dei video 360 ha dentro dei progetti quindi il video 360 è integrato in un progetto didattico per cui il video che vi so dire sulla foresta amazzonica 360 è in un progetto eh, su, di ecologia sulla salvaguardia ambientale, per esempio. Quindi avete proprio tutto il progetto, avete tutti i link eh, poi eh, nella, nella presentazione. Le foto invece le potete trovare su questo sito Dermandar, ma sono foto amatoriali. 360 siti.net ha anche una, sessione, una sezione di foto. Andate a guardarvi soprattutto il 360 gigapixel sono bellissime. Poi in Flickr 360 di Flickr è il sito dove normalmente si caricano foto. E poi anche in 360visio.com, eh, però eh, questo, questo sito, se non sbaglio, è solo a pagamento. Eh, poi la gioca localizzazione vi ho fatto vedere Google Earth e le, Google, le storie di Google Earth sono quelle che vi ho fatto vedere oggi, prima lo faceva Tour Builder e Tour Creator, purtroppo sia Tour Builder che Tour Creator chiudono, Tour Builder alla fine di quest'anno, Tour Creator a, andrà fino a giugno ma poi mh, chiude anche lui. Eh, Google Street View, allora, eh, Google Street View contiene, se lo conoscete, eh, un'estensione per le foto 360 di Google Maps, eh, una sezione, non un'estensione, una sezione di Google Maps eh, dove ci sono le foto 360. Eh, le foto 360 di Google Street View, ehm, lo dico o non lo dico, non si possono scaricare, ma. Se qualcuno vuole scaricarle, mi scrive in privato, avete la mia mail e vi indico il sistema per scaricarle. Non lo posso dire pubblicamente, ma c'è un modo per scaricarle. E poi ci sono le app gratuite per la realtà aumentata e la realtà virtuale. Ve le segnalo, non le possiamo andare a vedere. Tutte, vi ho fatto vedere Metaverse. Think Link è bellissima e potentissima per fare i tour virtuali eh, 360 con foto 360 vostre. Vostre, che caricate dal computer. Eh, Metaverse ve l'ho fatta vedere. Cospaces è altrettanto bello: è un ambiente di costruzione tridimensionale. Eh, ma non difficile come gli ambienti di costruzione tridimensionali tipo Blender, per intenderci, qui si fa tutto con, dra con un drag and drop, cioè si trascinano degli oggetti e si li lasciano cadere in questo ambiente tridimensionale. Eh, vi invito ad andare a esplorarla perché è bellissima. Purtroppo vi consente solamente cinque eh, ambienti, la costruzione di cinque ambienti nella versione gratuita. E a pagamento è un pochino salata diciamo così eh, però ehm, trucchettino è quello di farsi tante tanti account diversi tante gmail e così gli ambienti si moltiplicano io sono andata avanti per eh, un po di anni in questo modo poi ho fatto la versione a pagamento perché mi piaceva troppo eh, Bibliografia e sitografia. Vi trovate tutto quello che, di cui vi ho parlato, gli strumenti per la realtà virtuale, macchine 360. Allora, vediamo se riesco a tornare indietro. No, scusate, ho cliccato dove non dovevo cliccare. Ritorniamo sulla presentazione. Eh, volevo farvi vedere gli strumenti, se ho ancora qualche minuto. Allora. Sì, perché poi ho ancora qualche domanda da proporsi. Sì. Allora, velocissima, dice? velocissima, macchine 360. Eh, ce ne sono di tutti i prezzi e di tutti i tipi. Eh, fotocamere 360 fanno sia foto 360 sia video. Eh, ci sono quelle che si parlano solo col pianeta Samsung, mi spiego, la Gear, questa che un tempo era una palla Uh, adesso è, scusate, non riesco a muovere il mouse, ma fa niente. Era una palla, l'ultima che, ecco, non riesco, fa niente, uh, che vedete in basso a sinistra, adesso ha un gambettino, hanno cambiato la forma, ma è sempre la stessa, che è la macchina 360 della Samsung. Uh, questa si parla solamente con gli smartphone Samsung. Quindi costa meno delle altre, ma si parla poi solo con gli smartphone, quindi non potete poi eh, utilizzarla eh, con l'Huawei, per intenderci. Costa meno, vi dico, però vi costringe a stare nel pianeta Samsung. La Rico Teta, per esempio, la Rico, le macchine Rico, che costano molto di più. Quando io dico costa molto meno, intendo che sta sui 100 euro la, la, la Gear. Le Rico, per esempio, vanno sui, dai 300 ai 450, però funzionano con tutti i telefoni. Quindi bisogna poi decidere da che parte stare ecco per intenderci ma ne avete eh, anche eh, come dire di 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 prezzi diversi vi serve poi o un tablet o un cellulare per poter scattare la fotografia e poi ma non indispensabile il visore i visori ovviamente vanno dai 5 euro del carbon quello di cartone Fino ad arrivare ai 2500 euro degli HoloLens, eh, quelli intermedi. Allora, io ne ho uno della Samsung che ho pagato sui 60 euro, e ne ho uno dell'Eurospin che ho pagato 15, no, forse meno, 10 euro. Ecco, eh, funzionano bene tutte e due. Quindi ce n'è davvero per tutti i gusti e tutti i prezzi. Nessa Lo... ti interrompo perché il tempo purtroppo è tiranno. Eh. però volevo così eh, farti un paio di domande. Eh, credo che eh, qualcuno chiedevano quali sono le applicazioni che possono essere usate per l'escape room, però credo che nelle tue presentazioni ci siano tantissime di queste informazioni. Sì. Eh, come è stato creato il piccolo Napoleone, questa non credo che ci siano le informazioni, però utilizzando Metaverse credo che sia possibile. Allora, ho fatto una... Eh, dunque, io ho preso un'immagine eh, bidimensionale, un fumetto che ho trovato in rete, gratuito, Creative Commons. L'ho eh, importato in GIMP, che è un programma di fotoritocco. Eh, GIMP lavora per livelli, ho creato un secondo livello, ho messo gli occhi in un'altra dimensione, ho esportato l'immagine come GIF cioè come eh, immagine animata e vedete il Napoleone che muove gli occhi. Potevo fargli alzare il braccio, abbassare il braccio, togliere eh, la mano dal, dal portafoglio, come si dice sempre di Napoleone, e fargliela mettere da un'altra parte. Eh, L'ho fatto così. Eh, vi do una dritta, c'è un programma online molto più facile da, di fotoritocco, molto più facile da utilizzare, che si chiama Luna Pic. Luna come il satè lastro e pic come pic indolor il, il lago di quando eravamo io ero bambina il pic indolor ecco altre cose che, che, da usare sì altre cose che vabbè questa mi sembra vabbè a parte i complimenti eccetera eccetera una cosa Grazie. che mi sembra interessante è, è chiedono quali eh, con quale formazione hai seguito per poter arrivare ad essere così informata allora, eh, dunque, oh, eh, come vi ho detto, sono prestata al digitale, sono stata punita per una rispostaccia dalla mia allora che è in pensione, posso parlarne? Dirigente scolastica che mi ha mandato a insegnare nelle scienze applicate, i miei alunni guardavano fuori dalla finestra mentre io spiegavo. In contemporanea è uscito un master del Ministero della Pubblica Istruzione all'Università di Genova. Eh, ho fatto, mi sono candidata, master assolutamente gratuito, completamente gratuito, mi hanno preso due anni di passione avanti e indietro a Genova da varese, eh, tutti i sabati e le domeniche, e ho incominciato a parlare la lingua dei miei alunni che mi aiutavano a fare i compiti del master. Io in compenso riuscivo a fargli imparare Dante, i promessi sposi, eccetera, eccetera. Eh, questa è stata un po' il mio percorso di io. L'altra la, cosa che vabbè questa vabbè innanzitutto adesso siccome appunto abbiamo detto che siamo ormai verso la fine ti ringraziamo per tutti gli spunti che Grazie. ci hai dato e per tutte eh, le lezioni che ci hai spiegato e quindi veramente nelle, nelle tue diapositive, nei tuoi slide so, so che ci sono tutti questi link. Tutto questo materiale, compresa la registrazione, la troverete quando è finito l'evento. L'evento sarà finito il 22 di novembre sul sito di eh, Sfide e eh, a questo punto eh, troverete, vi arriverà invece per email a chi ha seguito l'attestato. Dico che sfide non finisce qua perché ce ne sono ancora tantissimi altri di interventi eh, bellissimi come questo che ci ha proposto Rita che ci possono dare tantissimi spunti per poter fare la nostra didattica e anche in questo momento questa didattica a distanza che comunque dobbiamo in qualche modo accettare, far diventare nostra e cercare di coinvolgere il più possibile i nostri studenti. Ancora tantissimi, tantissimi ringraziamenti. Grazie, eh, i complimenti ce ne sono tantissimi per tutti. Grazie a voi per aver partecipato. E all'anno prossimo, speriamo tutti in presenza. Una Buona sola sera. cosa, Rosangela: sì. eh, se hanno bisogno, c'è il mio indirizzo email. Mi posso? Io, ecco, io mi sono permessa Prefetto. di inserirlo nel perché qualcuno l'aveva chiesto, l'ho già. Inserito comunque, troverete tutto sul sito di sfide. Grazie, grazie. Ancora, grazie, grazie a tutti per la partecipazione e al prossimo anno in presenza. Ciao, Ciao a tutti.